Il progetto Interconnector farà capolino questa sera in Consiglio Comunale a Villa d'Ossola, dove c'è all'ordine del giorno un'interrogazione del gruppo Indipendenza Civica formato da Romina e Sebastiano Mandica. Indipendenza Civica aveva inserito Interconnector nel suo programma elettorale e adesso l'argomento arriva in Consiglio dopo gli ultimi sviluppi. È di ieri la nota di Terna, la società che deve realizzare il progetto, che ha annunciato di voler tenere in considerazione alcuni miglioramenti, soprattutto dopo la presa di posizione di 11 sindaci che non si sono presentati alla conferenza dei servizi. Si tratta di attendere che Terna scopra le carte per capire quali mutamenti saranno apportati al progetto che prevede nuove linee per importare energia elettrica dalla Svizzera, linee che attraverseranno il territorio solano, sul quale dovrà essere anche realizzata una stazione di conversione che nessuno vuole al momento, eccezione fatta per Vogogna che aveva dato la disponibilità dell'area vicino allo svincolo della superstrada. Va ricordato che tra gli 11 sindaci assenti a Torino c'era anche quello di Villa d'Ossola Bruno Toscani, che con i colleghi ha pure chiesto al prefetto la convocazione di un tavolo con i parlamentari, incontro fissato per il 6 agosto. Per la cronaca stasera il Consiglio di Villa d'Ossola deve eleggere anche i suoi rappresentanti all'Unione Montana, in vista del Consiglio della Valle Ossola che è stato convocato per venerdì sera.